Buongiorno a tutti, sono Martina Di Loreto e sono una psicologa che lavora negli Stati Uniti e per questo motivo non sono presente con voi oggi. I riferimenti che porterò oggi hanno radici in una disciplina della psicologia, in un ramo della psicologia che si chiama psicologia ambientale, e che è appunto un campo che si occupa dell'impatto che l'ambiente ha sulla psiche umana. La ricerca in questo campo ha prodotto dei risultati abbastanza chiari su quanto gli ambienti naturali abbiano degli effetti positivi sia per il benessere emotivo ma anche per il benessere fisico. Dal punto di vista del benessere emotivo si è visto ad esempio che può ridurre i livelli di rabbia, di paura e di stress, e che può anche aumentare una vasta gamma di sensazioni piacevoli. Dal punto di vista invece dei benefici fisici, si è visto che riesce a diminuire la pressione sanguigna, il battito cardiaco, la tensione muscolare e può portare anche alla riduzione degli ormoni dello stress. Riguardo allo stress in particolare, c'è un vasto studio che vorrei citare al riguardo, il quale ha posto i soggetti in tre condizioni diverse, una condizione completamente immersi nella natura, una condizione in un ambiente naturale, ma un parco urbano, quindi comunque circondato dai rumori della città e dallo smog e comunque sempre all'interno di un contesto urbano e all'interno di un palazzo. E i risultati di questo studio hanno mostrato come i livelli di stress erano maggiormente ridotti, particolarmente nell'ambiente puramente naturale. Gli ambienti naturali non hanno soltanto questi effetti, ma addirittura hanno degli effetti positivi anche sull'umore. C'è stato uno studio pubblicato nella rivista Mind che ha dimostrato come il 95% dei soggetti intervistati aveva riportato un miglioramento nell'umore dopo aver trascorso del tempo all'aria aperta. Nello specifico, questi altri studi che hanno confermato questi aspetti hanno anche notato come non solo lo stare all'aria aperta, ma anche la vista di paesaggi naturali poteva avere questo effetto sull'umore. Tutti gli studi hanno mostrato quanto più si sta in luoghi chiusi e quanto più la deprivazione di luoghi naturali è elevata, tanto più l'umore è negativo e i livelli di depressione aumentano. Per questo motivo, in psicologia ambientale è stato coniato un termine per gli ambienti naturali, i quali vengono definiti come dei co-terapeuti perché hanno degli effetti positivi sulle persone e quindi, ad esempio, mentre una persona è in terapia, aggiungere una maggiore esposizione agli ambienti naturali sicuramente è positivo. La ricerca ha mostrato che effettivamente è fondamentale una elevata esposizione ad ambienti naturali anche per i bambini. E non sarebbe la prima volta che sentiamo dire che fa bene ai bambini stare all'aria aperta. Però è interessante anche vedere cosa la ricerca ha notato al riguardo. E, oltre a dei benefici fisici, la ricerca ha notato che ci sono dei benefici non solo emotivi ma anche cognitivi. E, tra questi benefici hanno individuato una maggior capacità di concentrazione ed attenzione, miglioramento generale della performance scolastica, riduzione dei livelli di stress e di aggressività, e a livello un po' più fisico, ridotto rischio dell'obesità, ovviamente, e anche miglioramento della coordinazione motoria. Un ultimo aspetto importante per quanto riguarda l'esposizione dei bambini alla natura è un aspetto un po' più sociale, perché effettivamente è stato visto che maggiore l'esposizione ad ambienti naturali fin da piccoli e maggiori sono le probabilità che questi bambini poi svilupperanno da adulti degli atteggiamenti e dei valori pro-ambiente, ambientali. Un'altra serie di ricerche si è invece concentrata principalmente sull'effetto della vista di
paesaggi naturali non da una finestra, quindi non dal vivo o semplicemente immergendosi in un ambiente naturale, ma tramite delle foto. E questi studi hanno addirittura mostrato degli effetti positivi della sola vista di questi ambienti naturali, e tra gli effetti positivi hanno notato una riduzione dello stress, un miglioramento dell'umore, ma addirittura anche un miglioramento delle capacità attentive e anche una riduzione delle scelte impulsive effettuate. Quindi, però ovviamente l'altra domanda è: perché un ambiente naturale ha questi effetti sull'attenzione? L'ipotesi finora è che gli ambienti naturali sono probabilmente considerati in modo intrinseco dagli esseri umani come degli ambienti interessanti, e quindi quando qualcosa è interessante, ovviamente mantenere il focus su degli aspetti di quel momento è più facile. Anche soggetti con ADHD, che è il disturbo della Attention Deficit Hyperactivity Disorder, il disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, ha effetti benefici su questi tipi di pazienti, anche la sola esposizione ad ambienti naturali. Com'è possibile? Quali possono essere le cause che portano a questi risultati così positivi? A questo punto la psicologia ambientale ha fatto uso di alcuni strumenti che fanno parte di aspetti più biologici e psicofisici, tra cui la risonanza magnetica funzionale, che vede quali parti del cervello si attivano alla vista di determinate immagini. E quindi è stato visto e dimostrato come gli esseri umani, alla vista di immagini naturali, hanno delle parti del cervello attivate che corrispondono molto di più alle parti associate con i sentimenti di amore e di empatia, mentre alla vista dei paesaggi urbani la maggior parte delle aree del cervello che si attivano sono quelle più comunemente legate agli stati di paura e di ansia. Le conseguenze del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, hanno sicuramente degli effetti negativi sui sintomi quale PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, quindi il disturbo post-traumatico da stress, l'ansia, l'aggressività e la depressione. Quindi è anche importante dividere quali tipi di ambienti naturali stiamo considerando. Quindi dal punto di vista della psicologia ambientale per questo momento è tutto, e spero di aver potuto aumentare un pochino la consapevolezza del potere degli ambienti naturali e di quanto è importante anche preservare gli ambienti naturali in modo che possano giovarci non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. Grazie a tutti.